Sono circa 200 i giovani alunni di quinta elementare e di prima media, accolti dagli studenti più grandi di terza, che hanno animato la Villa Cordova grazie alle coordinatrici Valeria Presti e Giovanna Napoli, insegnanti dell'Istituto Comprensivo Caponnetto, e a tutti i docenti che quest'anno, per la festa dell'accoglienza, hanno scelto una location esterna per rilanciare la villa cittadina e il legame con il territorio. Quest'anno abbiamo scelto una location diversa da quella interna all'edificio scolastico, più che altro in linea con il desiderio di coniugare sia il momento dell'accoglienza per i ragazzi del primo anno scolastico, sia anche quella che è la nostra tendenza di far vivere loro e socializzare la città come riferimento delle nostre attività educative e anche in un certo senso di affetto in linea con i progetti che da qualche anno portiamo avanti. Noi ovviamente un po' cerchiamo di far crescere in loro questo desiderio non solo di stare insieme bene, ma anche di stare bene con la natura, di rispettare la città che è un patrimonio di tutti, e in questo abbiamo anche ricevuto ovviamente un validissimo contributo e supporto da parte dell'ente locale, il Comune di Caltanissetta, che ci ha molto aiutato anche mettendoci a disposizione quello che voi oggi vedrete nel corso della giornata, intanto come location e poi come disponibilità a venirci incontro. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione alcuni alberi da piantare nelle aiuole della villa. Tante le attività svolte durante la mattinata, i ragazzi si sono cimentati in una caccia al tesoro, tra i laboratori quello di arte e di musica, ma anche pet therapy e lo sport, giochi con la palla, aikido, pilates. Una manifestazione che ha avuto la collaborazione dei pensionati della Villa Cordova a contribuire offrendo la frutta anche l'associazione Stratafoglia.